questo videoblog, il tema è come uscire dalle false speranze, cioè per avere quelle vere ovviamente di speranze. Allora, attualmente per diciamo farci credere che i poteri alti si stanno occupando delle nostre necessità, hanno iniziato a dire, prima parlando dei politici e di quello che guadagnano, i loro giri, che senza dubbio ci sono cose assolutamente assurde, no? Mai così assurde come i poteri alti, il loro giro di capitali allucinanti, il loro inginocchiare le economie reali, no? Per il loro, diciamo, potere. Comunque, diciamo, sono partiti col tema dei politici, degradando ulteriormente la politica, di modo che la facciano loro, che sono tecnici, e poi siano passati, diciamo, ai diversamente poveri, cioè noi che, diciamo, non abbiamo attività particolarmente remunerative, siamo diversamente poveri da altri che guadagnano un filo di più. E allora se la sono presi, o in alcuni casi abbastanza di più rispetto a noi, se la sono presi con i taxisti, piuttosto che adesso se la prendono, sono già presi con chi aveva delle attività in proprio, se la stanno prendendo con varie categorie che, diciamo, storicamente erano più ricche rispetto agli impiegati o operai, no? Quindi queste sono le false soluzioni, ci fanno fare una guerra tra diversamente poveri e così ci fanno credere che si stanno occupando di stanare quei soldi che non ci sono, quando i soldi se li sono rubati loro, no? Tra l'altro loro non solo se li rubano, ma li fanno fuggire, perlomeno altri invece meno li spendono, no? Anche se magari tengono, diciamo, a lavorare la gente a certe cifre, ne guadagnano altre, però non è quello il tema, sono false speranze. Bene, abbiamo avuto un piccolo esempio di, diciamo, che in che cosa può succedere questo recente naufragio di questa nave che c'è stato, è come una specie di segno, no? Segno dove c'è un comandante, no? Che sceglie intenzionalmente di mettersi in una situazione di pericolo, mettere in una situazione di pericolo a migliaia di persone, negando fino all'ultimo tutto, finché l'evidenza lo porta a dover fuggire, anzi no, a scegliere di fuggire per la paura, non sa più come gestire la cosa. Ebbene, e questa è la situazione in cui siamo, no? non è necessario il casino che si sta generando, però per diverse ragioni qualcuno vuole portarci in questa situazione e ci rassicurano della situazione, no? Va bene, quindi quali sono le false speranze, quello di farci la guerra tra diversamente poveri, quali sono le soluzioni? Allora, le soluzioni sicuramente hanno a che fare con, diciamo, non collaborare con i violenti, con arrivare a una situazione, quindi sicuramente essere, diciamo, arrabbiati, incazzati, va bene, non stare al gioco di, prendersela con altri diversamente poveri, come la polizia, come piuttosto altre forze, tra virgolette, dell'ordine, che entrano in campo come nelle situazioni di manifestazione, di tensione, di casino, che è facile che si diano quando la gente ha poche speranze, no? Quando, diciamo, vengono messi in una situazione difficile. Allora bisogna evitare di stare a questo giochino dove mettono la diversamente povera gente una contro gli altri, poi gente che siamo in realtà molto ricca internamente, dove in realtà l'economia reale si muove con la forza della gente comune, perché questi vertici, i super vertici, non è che fanno molte cose per muovere l'economia, la sfruttano, no? Per cui, diciamo, l'economia reale siamo la gente, le risorse reali dei territori, la creatività, la scienza, il sapere, no? Dovrebbe essere condiviso e non difeso da interessi particolari, con i brevetti e altre cose, no? Bene, potere reale, la gente, la creatività e le risorse dei territori, eccetera. Qual è l'economia reale? Il denaro e l'olio. Cioè la benzina non è il denaro, è un olio, è diciamo, uno strumento che permette a questo motore, a questa economia reale di funzionare. Va bene, se quest'olio non ce lo fornisce, diciamo, la gestione ristretta dei poteri finanziari, semplicemente non avremo più bisogno di loro, cioè eviteremo di
avere bisogno di loro per far funzionare questo motore, queste risorse, no, che ci sono, la creatività, la forza della gente, dovrà prendere altri circuiti, non quelli. E lì si era da implementare questa reciprocità tra le persone, che implica uscire un po' dall'individualismo, no? Questa forma di economia non dipende più appunto dal profitto, ma dipende dal fatto che la gente collabora per necessità e si auto-organizza, non avendo più bisogno né dei prestiti dei capitali speculativi né dei servizi forniti dalle multinazionali, e si auto-organizza gestendo direttamente le risorse che sono le sue e fornendo e erogando i servizi che sono quelli sono le sue, no? Per cui diciamo, quella è la direzione, una rete di reciproco aiuto. E sicuramente l'altro aspetto per riuscire a uscire un po' da questa, diciamo, apparenza di non futuro, e anche perché ci spaventeranno tantissimo, no? Con diversi ricatti che già hanno fatto, sarà necessario lavorare un po' su noi stessi, guardarci dentro, vedere che cosa abbiamo di interessante da esprimere, che non siamo dei numeri, siamo, diciamo, il motore dell'umanità. Buono, quindi per questo appuntamento è finito. Ciao.